il parco, pur essendo gravato di grandi potenzialità, tende a trovare la condivisione delle popolazioni del parco. E su questo bisogna interrogarsi, le progettualità messe in campo sono per davvero tante, ma la gente continua a vedere il parco come un limitatore dello sviluppo e non come uno strumento che invece possa catalizzare economia e crescita. Le spiegazioni sono da ricercare, a mio giudizio, sicuramente nella comunicazione interna all'area parco, ma anche forse alla necessità di implementare il messaggio dell'area parco fuori dai confini del parco. E il mio vuole essere un riferimento esplicito alla necessità di far crescere il marchio parco in aree adiacenti al parco, ma anche nelle diverse aree della regione Campania e della nostra nazione. Accanto a questo credo ci sia una spiegazione altra, la trasformazione dell'economia delle nostre comunità da un'economia agrosilvopastorale è una trasformazione molto lenta, nel senso che non si colgono in maniera forte gli effetti di quella economia turistica che si collegava al parco, e dall'altro lato si coglie invece un'agonia profonda di quelle che sono le attività tradizionalmente legate alle comunità dell'area del Cilento. Mi riferisco in particolare alla condizione agonizzante dell'agricoltura, alla condizione agonizzante della zootecnia e di quelle che sono le attività che tradizionalmente contraddistinguono la nostra realtà. In questo incide sicuramente una congiuntura internazionale sfavorevole, incide la condizione geografica, la condizione infrastrutturale, ma incide anche la vincolistica che il parco ha prodotto. In buona sostanza, vivere nell'area parco costa molto di più che vivere a Salerno città o a Napoli o a Roma. Dunque mantenere l'area protetta significa anche trovare forme di compensazione per le popolazioni che in qualche modo subiscono questo stato di disagio, questo stato di difficoltà, questo maggiore costo per l'esistenza nel quotidiano. Io credo che le difficoltà che registriamo sono anche imputabili alla lentezza con la quale vengono operate delle scelte. Noi non possiamo avere dei timonieri occasionali alla guida del parco, nel senso che la comunità del parco deve esprimere la sua rappresentanza per la presidenza della comunità del parco, la comunità del parco deve esprimere i suoi rappresentanti all'interno del direttivo del parco e deve essere nominato il presidente dell'ente parco. La proroga e il commissariamento sono i segni di una politica che non decide, è una politica che non decide inevitabilmente, arreca dei danni ad un territorio che è già gravato da grandi disagi e da grandi difficoltà, per cui ho chiesto ai colleghi della comunità del parco di accelerare rispetto a questi percorsi.